Buttiamoci a preparare un hamburger gigante. Iniziamo con l'impasto. Per farlo avete bisogno del lievito istantaneo. Mettetelo in una ciotola. Aggiungete zucchero, 300 g di farina e acqua tiepida. Mescolate bene gli ingredienti in modo da non fare grumi. Coprite con un panno pulito e lasciateli in un luogo caldo per 40 minuti. Ora preparate il vostro piano per lavorare il lievito. Mettete il resto della farina sul tavolo. Delicatamente fate un cerchio al centro con la vostra mano e boom! Così la farina capisce subito chi comanda. Pulite il centro il meglio possibile e versateci il composto col lievito. Continuate aggiungendo un uovo, curcuma, burro e fate un uragano con l'impasto. Massaggiatelo dal profondo del vostro cuore per creare una forma circolare con l'impasto. Deve essere gonfio e sodo. Mettete l'impasto in una teglia. Rifinite la forma e mettetelo in forno preriscaldato a 50 gradi. Per rendere il burger croccante, dovete aspettare che lieviti e poi cospargerlo con un uovo sbattuto. Successivamente fatelo finire di cuocere a 180 gradi per 70 o 80 minuti. Andiamo a preparare il ripieno di carne macinata. Prendete il vostro set di coltelli da samurai. Affilate la vostra arma e... occhio al cameraman! Lancio! Preso! Un altro! Yes! Il maiale e il manzo hanno raggiunto la destinazione. Avanti così. Tagliate le due carni in pezzi più piccoli, così sarà più facile tritarle in seguito. Quindi tritate il manzo e il maiale. Dopodiché prendete la cipolla e voilà! L'abbiamo pelata con la forza del pensiero. Ora il nostro compito è sminuzzarla. Tagliate poi del bacon a cubetti, mischiateli e rosolateli finché non hanno una crosta dorata. Un vero cuoco samurai non ha bisogno neanche di un fornello. Con le moderne tecniche di cucina potete rosolare i cibi dovunque volete. Una volta pronto, aggiungete sale e spezie a piacimento. Il prossimo passo è preparare le spezie per il fritto di carne. Mettete le erbe essiccate in un mortaio e pestatele. Mettete la carne macinata in una teglia e insieme il bacon, la cipolla e le spezie. Mischiate il tutto e sbattetelo delicatamente con le vostre mani. Poi prendete un pomodoro, un pezzo di formaggio e basilico rosso. Per prima cosa, suonateci sopra una sinfonia di Beethoven con i due migliori coltelli per migliorare il vostro umore. Poi frantumateli. Ora prendete una forma circolare e metteteci la maggior parte della carne tritata. Coprite quest'area di carne con pomodoro, formaggio grattugiato, coriandolo e basilico. Aggiungete il resto della carne. Pressate bene la carne, spianatela e mettetela in forno per 70-80 minuti a 220 gradi. Andiamo infine ad assemblare il burger. Taglia la pagnotta pronta per lungo.
abilmente aggiungere ketchup sulle due parti e spalmarlo uniformemente. Posizionate la carne sulla parte inferiore. Versate sopra il formaggio fuso e cospargete i denelli di cipolla. Un pomodoro si fa avanti sul campo con aria di sfida. Iniziamo il combattimento! I coltelli non basteranno in questo combattimento. Una spada! Questo è esattamente quello di cui ha bisogno un Quaco Samurai per convincere i suoi avversari una volta per tutte. C'è un harakiri per te! Uofa! Da parte dello chef più fico che mai. Gettiamo selvaggiamente fette di pomodoro sopra la nostra polpetta di carne e gradualmente facciamo un campo di cetriolini dall'altra parte del pane. Quindi strappate la lattuga in grandi pezzi e mettetela con sicurezza sopra i cetriolini. Uniamo la metà del gigante e continuiamo la preparazione. Tagliate una fetta sottile della parte superiore. Spalmate la superficie di ketchup e cospargetela con formaggio. Metteteci sopra dei pomodori ciliegino, unite foglie di basilico rosso, un po' di origano e mettete in forno per 7 minuti a 180 gradi. E ovviamente un hamburger non è un hamburger senza le patatine. Qui le abbiamo prese già pronte. Aggiungete spezie a piacere e mettetele accanto al burger per una bella presentazione. A questo punto, dividiamo il nostro burger a metà con una spada. Voilà! Ora potete impressionare i vostri ospiti. E quando avete finito di farvi il selfie col gigante, tagliatelo in pezzi più piccoli per comodità. E buon appetito! C'è sempre spazio per le migliorie. Ecco perché il prossimo livello è la pizza burger. Per l'impasto bisogna setacciare 160 g di farina. Poi fate un buco in mezzo all'iceberg che avete e versate 45 g di olio d'oliva. Mescolate bene in 75 g di acqua del lievito di birra, sale e pepe fino a che sono completamente diluiti. Lanciate violentemente la forchetta, non ci serve più. Aggiungete la miscela alla farina e mischiate finché l'ammasso di roba informe non comincia a diventare simile a un impasto. Freddate il vostro impasto frisbee in frigo e non dimenticate di pulire il casino. Boom! E andiamo avanti col cucinare la salsa. Schiacciate una testa d'aglio e prendete un bello spicchio. Pelate, tritate e rosolate. È molto importante tagliare la cipolla come farebbe un chirurgo. E aggiungetela all'aglio con dell'altro olio. Aggiungete 250 g di polpa di pomodoro per fargli compagnia. Sarebbe anche carino aggiungere delle erbe di Provenza alla nostra sostanza vulcanica. Tac! Salato e pepato! Infine, passiamo tutto con un mixer come fosse il colpo finale per questa passata. Pensate che la farina debba riapparire sul tavolo? Esatto! Cospargete il tavolo con tanta buona volontà. Metteteci sopra l'impasto. Con cura formate un cerchio con le vostre dita. Olè! Fate volare l'impasto. Poi metteteli in una teglia. Spalmateci la salsa lasciando i bordi liberi. Non lanciare una moneta quando si tratta del condimento, perché tanto gli hamburger vincono sempre. Un esercito di hamburger per la precisione, pronto per attaccare e invadere il nostro impasto. Cospargete il piatto con vittoriosi addobbi di formaggio grattugiato. È proprio divertente quando puoi giocare col cibo. Con abilità taglia i funghi e destreggiati col pomodoro. Li posizioneremo sulla nostra meravigliosa pizza dai bordi verso il centro. Decorate con erbe e un goccio d'olio d'oliva.
Ed ora la festa per la vittoria. Perché nessuna ragazza moderna può resistere ad una pizza con hamburger.